...vamos a dar comienzo a la primera sesión de hoy... ...que es eh, la conferencia de la eh, profesora Ana Benvenuti... ...catedrática de Historia Medieval en el Departamento eh, de Historia Medieval... ...de la eh, Facultad de Letra y Filosofía de la Universitat de Firenze. Eh, yo quiero eh, presentarles a la profesora Benvenuti... Eh, Iniciando esta presentación con un recuerdo que, que tengo ya de los años 90, es decir, de hace ya un cierto tiempo, y es eh, la lectura de un libro eh, que ella publicó en el año 90 y que yo y otra gente que trabaja conmigo eh, sobre el tema de los monasterios eh, leímos en esos años, un libro que se llamaba Incastro Penitencia. Y en ese libro había un capítulo titulado eh, La topografía de la espiritualidad. Eh, para nosotros ha sido un punto de referencia esa idea de la necesidad para las historiadoras, para los historiadores del monacato, de situar en el espacio y en el tiempo eh, los lugares eh, de esa eh, actividad espiritual, monástica, eh, religiosa, para pensar mejor sobre ellos, para analizarla, para saber. Eh, exactamente qué impacto tuvieron y eh, qué función tuvieron en aquel espacio eh, que les vio nacer. Y en ese sentido estamos eh, realmente muy contentos, eh, muy contentas de tener aquí a la profesora eh, Benvenuti, de que haya aceptado venir porque, como decía, es un poco el punto de referencia y de inicio eh, de proyectos que estamos llevando adelante también eh, desde aquí. Y por tanto, lo primero, agradecerle. Eh, su aceptación. Eh, comentar también para, prese para presentar el trabajo de eh, la profesora Benvenuti, que eh, no solo ha trabajado sobre topografía de la espiritualidad, sino que, sobre todo, sus, eh, sus investigaciones se han centrado en el estudio de los comportamientos religiosos, devocionales eh, de la cristiandad occidental en la Edad Media. Eh, también eh, sobre eh, las redes de peregrinación y eh, los movimientos y las formas de eh, peregrinación. También he escrito mucho sobre el fenómeno laical, sobre el fenómeno penitencial y la participación de los laicos y de las laicas en eh, la espiritualidad medieval, las formas de representación y la eh, función de la santidad medieval, un amplio, amplísimo campo que eh, abarca sobre todo... Eh, un análisis de esas riquísimas, complejas y novedosas formas de espiritualidad que se viven en el mundo medieval, sobre todo a partir del siglo XII y sobre todo en los espacios urbanos, y que por eso tienen un gran impacto en la modelación y en la renovación eh, de esos espacios urbanos en los últimos siglos eh, medievales. Eh, si tuviera que citarles las obras que ha escrito la profesora Benvenuti serían demasiadas, por eso no la voy a hacer. Tan solo eh, volver a recordar ese incastro penitencia y también quizás el, el atlas histórico de las peregrinaciones publicado con el profesor Franco Cardini en el año 99. Citar quizás también un artículo que ya hace años está publicado en catalán en la eh, revista de Valencia de la Universidad de Valencia y también en castellano: Santas, Monjas y Fretilleras, Espiritualidad Femenina Medieval. Y eh, quizás como una obra eh, reciente eh, que yo no he leído aún, pero que me encantará leer: un artículo sobre Chelane et Recluse, eh, Dans, dans l'Italie Medieval, Model Socio et Comportement Religieux publicado en la Sorbona en 2011. Eh, como ven, podría citar muchísimas cosas más, no lo voy a hacer. Reitero mi enorme agradecimiento a la profesora Benvenuti, eh, que eh, nos va a hablar ahora eh, de el Mon Monastic Femini. Va a hablar en italiano, lo va a hacer eh, muy despacito. Eh, tienen ustedes el texto y pueden seguirlo con el texto. Aquí en el programa figura en catalán el Mon Monastic femení y la ciudad medieval, consideración general y algunos ejemplos locales. Pido perdón por no hablar castellano y catalán, pero son idiomas que me encantan y tengo que respetarlos hablando italiano. Uh, es la mejor manera. Parlerò lentamente e se qualcuno non capisce mi faccia dei segni. Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine e l'onore anche per l'onore che mi è stato fatto oggi e per il piacere di eh, vedere un luogo così bello e così progettuale perché non è soltanto... Un, un bellissimo posto questo monastero è la sede di una, di una speranza innanzitutto che eh, l'età medievale continui a restare un momento propositivo per la coscienza di appartenenza europea e questo ci unisca ulteriormente e spero veramente che questa occasione sia un'occasione di lavoro comune e per questo motivo vi parlerò di Toscana, di Italia, con la speranza che Italia, Toscana, Catalogna, Barcellona siano un momento di lavoro comune. Del resto abbiamo tanti legami nel passato, non sarà difficile. Eh, farò un breve discorso introduttivo sulle tendenze molto generali sulle tendenze della storiografia, sugli studi, sul fenomeno regolare femminile, cogliendo l'occasione per presentare un progetto di ricerca con il quale vorrei legarmi, se possibile, a quelli che stanno eh, maturando qua. Quindi spiegherò un po' la situazione di Firenze nel Medioevo con una eh, serie di approfondimenti minimi, piccoli, eh, per focalizzare alcuni esempi e cercherò di aiutarmi con delle immagini non sempre belle, anzi spesso non di qualità, di cui chiedo, vi chiedo scusa. Quindi sono a disposizione per eh, vostre domande e è possibile seguire il testo nelle copie che avete. La storiografia ha dedicato negli ultimi anni particolare attenzione al monachesimo femminile, sia in base alle sollecitazioni stimolate dalla gender history, sia grazie al rinnovarsi dell'attenzione sulla vita regolare. Accanto all'analisi di fenomeni particolari, per esempio il misticismo femminile, le sperimentazioni istituzionali, alcune delle quali anticipate dagli studi antesignani di Herbert Grunman, oppure le comunità doppie, maschili e femminili, studiate da Caspar Helm o la fenomenologia della reclusione, che è anche recentemente è stato oggetto di un convegno di studi a cui si riferiva Blanca, organizzato a, in Francia. Ecco, recentemente questo tema sulla vita regolare femminile ha ricevuto un nuovo impulso anche grazie agli sviluppi di un progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea, che si chiama FOVOG. Uh, che è animato da Gert Melville presso l'Università di Dresda e ha promosso appunto una collana di studi che si chiama Vita Regularis, nel quale anche le comunità femminili sono analizzate. Questo rinnovarsi di proposte interpretative si è coniugato sempre più intensamente con una prospettiva sociologica non sempre rispondente ai caratteri della ricerca storica e al suo fondamentale bisogno di un inquadramento preciso dal punto di vista spazio-temporale. Il risultato è che spesso nella storiografia, specialmente nella storiografia anglo-americana, si ha una progressiva disattenzione nei confronti della documentazione che viene utilizzata in maniera, direi, opportunistica, cioè finalizzata a provare una ipotesi preconcetta. Di contro, la tradizione di studi espressa nel mondo ecclesiastico e frequentemente dalle stesse comunità regolari, i Benedettini, i Francescani, i Domenicani, <coughs> aveva già nel passato dato ampio risalto alle fonti, alle testimonianze documentarie, privilegiando però analisi interne all'istituzione di appartenenza. I domenicani si occupano di monache domenicane, i francescani di francescane. E anche se ci sono stati degli per l'Italia degli studi di insieme, per esempio una nota storia del monachesimo di Gregorio Penco, di solito ciascun ordine ha sviluppato le ricerche relative alla propria famiglia regolare. E difficilmente sono state analizzate in maniera comparativa. La relativa profondità di questi approcci è visibile in un dizionario molto usato e utile pur tuttavia, che si chiama Dizionario degli Istituti di Perfezione. Che però appunto presenta scarsissimo livello di approfondimento proprio per eh, l'analisi dei monasteri femminili anche in relazione alle singole famiglie. In Italia, il precisarsi del dibattito storiografico, dopo che negli anni tardi, anni Sessanta, Jacques Legoff aveva messo a fuoco il problema eh, del ruolo, degli ordini mendicanti nella società cittadina, ha trovato un importante continuatore in André Vauché che è diventato un punto di riferimento e uno stimolo alla comprensione di specifiche situazioni istituzionali eh, vissute in Italia. Così, ad esempio, <coughs> si è approfondito il significato canonistico della definizione di secondo ordine, secondo sordo nelle religioni nove, oppure è stato dato ampio spazio alla progressiva strutturazione dello statuto regolare femminile nei terzi ordini, a lungo <coughs> soggetti a significative oscillazioni normative, cioè per tutto il XIII e parte del XIV secolo. La definizione di terzo ordine si è evoluta a seconda dei vari ordini. <coughs> terzo ordine regolare. <coughs> Tuttavia, non è stato realmente chiarito in che cosa sia consistito, nel caso del monachesimo femminile, la novità mendicante rispetto alla precedente esperienza benedettina o benedettino Riformato, riformata. <coughs> Così come non è stata ben messa a fuoco la continuità rappresentata dalla perdurante fortuna della regola Augustini, quale marcatore di sperimentazioni istituzionali che erano eredi della vivacità canonicale del XII secolo. Si è evidenziato il problema della cura monialium da parte delle comunità maschili, analizzando in particolare il caso minoritico e delle Clarisse, ma è stata portata scarsa attenzione al fenomeno delle congregazioni femminili sviluppatisi nel XIII secolo. Con il differenziato panorama di nomi che esse hanno assunte, che in Italia sono state chiamate con vari nomi, essendo eh, sperimentazioni regolari di vario tipo, per esempio Santucce, Maddalenite, Gesuate, Umiliate, riunite in congregazioni distribuite su tutto il territorio italiano. Le evoluzioni di questa riflessione hanno posto l'accento sull'effettivo significato dei vincoli giurisdizionali e di cura spirituale che legavano le comunità maschili a quelle femminili, riproponendo la questione anche per il monachesimo benedettino e benedettino riformato che era tendenzialmente rimasto sullo sfondo dell'attenzione storiografica che era dominata dal fenomeno mendicante. Per quanto ancora largamente episodico e non strutturato in definitive progettualità di ricerca, questo fermento storiografico sul mondo religioso regolare femminile, istituzionalizzato o meno, ha trovato ampio spazio in Italia per l'età moderna, quando la documentazione consente maggiori approfondimenti e varietà di informazione, come dimostrano gli importanti studi di Gabriella Zarri e un volume che segnalo perché è particolarmente utile per cogliere la realtà italiana con quadri territoriali, regionali. Si chiama il monachesimo femminile in Italia dall'alto medioevo al XVII secolo, appunto a cura di Gabriella Zarri. Tuttavia manca, ed è in questa direzione che si muovono per esempio le mie attuali intenzioni, propositi di ricerca, quelli che spero di condividere: manca, dicevo, uno sforzo censitario del fenomeno monastico generale. Al cui interno collocare con uno sguardo comparativo e interrelato anche la diffusione delle esperienze femmi religiose femminili. E in questa prospettiva, con un'equipe, devo dire assai piccola, invidio le vostre, i vostri gruppi di ricerca, con un'equipe di lavoro ho avviato nel mio dipartimento un censimento storico. Degli enti ecclesiastici nel territorio storico del Granducato di Toscana. È molto importante avere un riferimento politico-istituzionale alla base di indagine territoriale che si vuole eh, proporre, perché variando le condizioni. Eh, amministrative e politico-istituzionali varia anche ovviamente la documentazione la sua conservazione e la sua trasmissione eh, di questo vi darò brevemente eh, conto con poche immagini eh, questo censimento si eh, focalizza sulla eh, il granducato di toscana il quale eh, fu retto eh, fino agli anni al 1790 da Pietro Leopoldo, che poi diventò imperatore eh, Leopoldo di Lorena. Eh, questa riprendo la lettura così chi ha il testo lo segue più facilmente. Eh, le soppressioni appunto degli enti ecclesiastici eh, nel eh, territorio del Granducato di Toscana. Ha preso le mosse da una serie di ricerche appunto sulle soppressioni o riforme sarebbe più opportuno chiamarle, attuate tra il 1600, 1780 e il 1790 da Leopoldo di Lorena. Attualmente questa ricerca, che ha già prodotto un censimento, è stata eh, estesa alla seconda fase delle soppressioni effettuata in età napoleonica, quando il governo francese indemaniò, cioè prese nel bilancio dello Stato con una sistematicità che non era stata eh, propria di, delle soppressioni lorenesi in Toscana, cioè quando lo, i, i francesi indemaniarono l'intero patrimonio ecclesiastico superstite. Questi interventi, cui si sarebbe aggiunta una terza fase di soppressione, le cosiddette leggi eversive eh, del governo italiano, del Regno d'Italia, che eh, abbattevano, incameravano l'asse ecclesiastico, eh, furono, determinarono tra il 1866 e il 1867 un'ulteriore serie di chiusure di monasteri con il, la conseguente acquisizione di documentazione dai vari, eh, in vari archivi. Voi capite che le tre fasi di soppressione hanno generato depositi archivistici differenti a seconda dell'organizzazione statuale del momento. Il, la, le soppressioni di Pietro Leopoldo portarono tutti i documenti a Firenze. Le soppressioni francesi le distribuirono tra Firenze, Pisa e Siena. Il risultato è che oggi chi vuole studiare un monastero può dover fare il giro della Toscana perché i documenti sono finiti dovunque. Ehm, Sarò eh, breve e orale rispetto a, questa, a questo progetto. Lo illustrerò eh, facendolo più che altro vedere con queste poche immagini. Eh, questa slide vi mostra eh, al numero 9 il territorio del Granducato di Toscana. Eh, vedete che è una situazione statale molto complessa, quella dell'Italia centro settentrionale alla fine del XVIII secolo. Il, Pietro Leopoldo fu imperatore eh, dal 1790 al 1792, ma nel periodo precedente, eh, praticamente dal, dal 1765 al 1790, eh, operò attraverso una serie di suoi consiglieri una quantità importantissima di riforme. I suoi consiglieri erano vicini eh, all'ambiente giansenista e quindi alcune delle sue riforme furono ispirate alla visione giuseppinistica del... Eh, della religione, cioè l'utilizzazione delle strutture ecclesiastiche per l'amministrazione dello Stato. Vedete l'estensione del Granducato di Toscana che non corrisponde alla regione attuale che a nord è priva di una quantità di territori che allora appartenevano a vari altri ducati. Le tre fasi delle soppressioni che hanno disseminato gli, i documenti, eh, mona alcuni monasteri sono stati soppressi tre volte, una prima volta nell'età leopoldina, poi la soppressione non ci fu ma alcuni documenti andarono dispersi, poi furono nuovamente soppressi dai francesi e poi dagli italiani. È difficilissimo a volte ritrovare la documentazione e spesso questa documentazione è andata perduta grazie a questo eh, insieme di interventi. E la nostra, il nostro progetto è quello di eh, censire, secondo l'attuale distribuzione eh, delle province ecclesiastiche, i eh, monasteri che sono eh, sopravvissuti fino all'età eh, moderna, insomma, fino alla, alle soppressioni del governo italiano, seguendo la distrettualizzazione delle diocesi che vi presento in Italia essere così articolata. Sono molte diocesi, scusate, molte regioni ecclesiastiche, ciascuna delle quali organizzata in diocesi. La Toscana ha questa grande quantità di eh, territori diocesani e sono tutte importanti, volendo ricostruire il, il quadro degli enti ecclesiastici femminili, perché buona parte della documentazione, anche se non eh, direttamente prodotta dai monasteri è comunque in parte riferibile agli archivi eh, vescovili e diocesani o comunque si trovano in questi archivi documenti importanti. Per il momento eh, ci siamo limitati ad operare gli elenchi di censimento fatti sia dai funzionari del governo lorenese sia dai funzionari francesi e abbiamo ricostruito un numero di monasteri presenti nel territorio toscano. Naturalmente non sono tutti gli enti ecclesiastici regolari eh, che erano presenti nel Medioevo. Alcuni sono cambiati, alcuni hanno mantenuto una continuità nello spazio, ma all'interno dello stesso spazio si sono succedute le comunità regolari, ma tendenzialmente il fenomeno, così come si presenta nella sua fase finale, nell'età delle soppressioni, copre buona parte della realtà medievale e della prima età moderna. Quindi non è un censimento che ci assicura la conoscenza di tutti i documenti medievali, di tutte le realtà medievali. Ma ce ne assicura la conoscenza di almeno un 80%. Bisognerà poi lavorare dal, dal basso, dalla cronologia medievale, per recuperare quelli che mancano. Ma è stato interessante, già fino da adesso, poter verificare che l'età le, moderna, l'età post-tridentina, ha portato poche variazioni a questa geografia del popolamento religioso. E quindi per il momento noi contiamo ciò che è stato soppresso, in quelle, eh, per il momento fino alle soppressioni francesi, dopo quelle leopoldine, e identifichiamo le sopravvivenze archivistiche, cioè dove sono finiti gli archivi. Di questi conti vi darò brevemente eh, notizia. Questa, per esempio, è l'arcidiocesi di Firenze, nella quale al momento della soppressione leopoldina, alla fine del Settecento, la situazione si presentava così. Esistevano 49 monasteri in città e altri pochi disseminati sul territorio. In età medievale la situazione era stata a volte un pochino differente, ma eh, ci torneremo. Questo tipo di eh, localizzazione che produce una, un database su base cartografica, cioè si vede la regione toscana, si identifica puntualmente il luogo dove era presente un insediamento monastico, si clicca su quell'insediamento e si apre l'archivio ipotetico che abbiamo che stiamo ricostruendo, cioè gli inventari che abbiamo trovato per quella per quell'ente. Diamo informazioni bibliografiche, possibilmente anche informazioni relative alle biblioteche possedute da quei monasteri quando ne siamo a conoscenza. Quindi ciascuna eh, scheda fornisce una breve una cartella, due, a volte anche più lunghe, a seconda, eh, anamnesi storica del, dell'istituzione con informazioni archivistiche e informazioni bibliografiche. E questo per tutte le diocesi della Toscana, che, eh, di cui vi faccio brevemente vedere i numeri e la distribuzione. Andrò rapida perché eh, sono immagini che non dicono niente. Per arrivare brevemente alla conclusione, eh, vedete ci sono delle diocesi molto piccole e diocesi che nel Medioevo erano poco popolate e quindi non hanno dati significativi. Per esempio la più piccola delle diocesi attuali corrisponde ad un monastero, che è il monastero di Monte Oliveto Maggiore, che è la casa madre dell'ordine olivetano. La Toscana è privilegiata dalla storia perché è casa madre di diverse congregazioni monastiche. Una parte di mh, monaci benedettini riformati hanno avuto la loro origine in Toscana, come i vallombrosani e i camaldolesi. E questo si vede nella resistenza di queste comunità nella regione toscana. Abbiamo cercato di eh, fare delle approssimazioni eh, per vedere in che modo eh, la, la fortuna delle famiglie maggiori era rispettata, rispecchiata dalle comunità femminili. Naturalmente si tratta di eh, ripartizioni generiche. La dicitura OFM che sta per ordo fratrum minorum eh, raduna diverse tipologie di vita regolare. Si va dalle clarisse fino alle terziarie regolari, e una serie di riforme interne al movimento francescano, e lo stesso dicasi per i domenicani. Così come il mondo benedettino comprende più ordini però dà un'idea di massima della perdurante fortuna di queste istituzioni per tutto il periodo che va dal, dall'alto medioevo praticamente all'età eh, moderna. Questa ricerca è in corso, durerà ancora per qualche anno, finanziamenti non sono troppo disponibili e quindi stiamo lavorando come dei volontari culturali, come succede ormai a quasi tutti noi. Il, il quadro della Toscana è quindi molto ampio, le comunità sono numerose, alcune molto importanti, non all'altezza forse di questo straordinario complesso, ma abbiamo anche da noi degli insediamenti particolarmente rilevanti. Per far capire come era complesso il quadro in una città medievale come Firenze, scenderò in questo esempio e eh, diciamo questa eh, parte è la seconda parte, eh, spero anche l'ultima per non darvi troppo, troppa noia, eh, della mia relazione. Si chiama Monache in città, il caso di Firenze. Pagina 3, eh, la prima frase che vedete è la citazione di, della cronaca di Giovanni Villani, il personaggio che un po', in maniera un po' sfocata vi ho, messo, eh, vi ho reso visibile attraverso le statue che sono nelle logge del Mercato Nuovo di Firenze. Io spero che queste occasioni siano occasioni di eh, scambio e di visita, e se qualcuno di voi Avesse modo poi di venire a Firenze, io sarò lietissima di fare, di fare da guida in questo percorso anche eh, monastico della città, laddove possibile. Dice Giovanni Villani, che è un, il più importante dei cronisti, forse dei cronisti italiani dell'età medievale, le chiese che erano allora, si parla degli inizi del Trecento. Giovanni Villani morì con la peste del 1348 e Firenze era una grande città. Le, eh, si calcola dalle sue stime che ci fossero circa 100.000 abitanti alla, tra la fine del 200 e i primi del 300. Le chiese che erano allora in Firenze e nei sobborghi, contando le badie e le chiese dei frati e religiosi, trovano 110, le quali erano 57 parrocchie con popolo, 5 badie con due priori da 80 monaci, 24 monasteri di, mona di monache da 500 donne, 10 regole di frati con più di 700 frati, 30 ospedali con più di 1000 letti, per albergare poveri e infermi e da 250 a 300 cappellani e preti. Quindi una popolazione ecclesiastica molto vasta e che sarebbe diventata addirittura un problema nelle epoche successive. Giovanni Villani, che appunto è il più importante e noto dei cronisti fiorentini, include tra i parametri utili a valutare la grandezza e lo stato della città di Firenze agli inizi del Trecento quello della presenza istituzionale della chiesa locale. Questo marcatore era già uno di quelli che fu preso dalle Goff per dire eh, la, la quantità delle istituzioni ecclesiastiche e in particolare la presenza dei mendicanti dice sulla qualità e la quantità dell'insediamento urbano. Le monache, dunque, i monasteri femminili a Firenze erano 24, per un computo complessivo di circa 500 religiose, percentuale statistica solo in apparenza modesta, è il 5% della popolazione, proprio rispetto a quelle stime demografiche fornite dallo stesso eh, cronista. Qui vi parlo di 80, ma alcuni eh, demografi parlano di 100.000 persone. Di questa relativa densità eh, religiosa muliebre, questa è una famosa carta della città dove sono identificati tutti gli edifici più significativi e molti di questi conventi e monasteri possono essere reperiti con particolari trattamenti anche digitali. Cioè, di questa relativa densità religiosa femminile, eh, che è significativa se a quella delle donne consacrate si aggiunge il numero dei chierici regolari e secolari. Densità che contribuiva a caratterizzare anche in senso architettonico la città, addirittura ci sono delle parti nuove della città che si creano per ospitare l'insieme delle comunità femminili, specialmente nelle zone che vanno verso il, il, le porte cittadine, nel momento in cui Firenze alla fine del XIII secolo programmò una propria crescita urbanistica e disegnò il suo futuro perimetro eh, di crescita che, le cui mura furono concluse nel 1317. Eh, L'inconveniente però fu che nel 1348 arrivò la peste e la città non si riempì con le stesse caratteristiche di crescita del secolo precedente e sarebbe stato necessario arrivare al 1860 quando Firenze divenne capitale italiana per un breve periodo e quindi si costruì fuori dalle mura ma praticamente dalla previsione medievale dell'epoca del Villani non si uscì quindi molti spazi vuoti rimasero nella all'interno del, della cerchia muraria e le strade che andavano verso quelle porte si riempirono di conventi femminili. Ci sono intere strade che sono esclusivamente fatte di conventi femminili. La forma di questi conventi più o meno è rispettata da alcuni standard. Eh, questo è un convento maschile, peraltro, non è un convento femminile, è il convento nel quale insiste ora la mia facoltà. È abbastanza mh, significativo a volte ricordarci la continuità anche dello spazio. Questo era una, eh, un convento, Camaldolese, dove fu realizzata la prima accademia di greco e di latino, credo, del mondo e quindi noi siamo molto orgogliosi di eh, restare in qualche modo in quella sede. Ecco, la distribuzione, non è molto chiara l'immagine, comunque non so se riuscite a cogliere lo, eh, lo spazio della, della città rispetto al suburbio, comunque erano collocati tutti piuttosto... Eh, in posizione piuttosto centrale, e questo è un esempio di un altro monastero non bello come questo, ma insomma non, non tanto brutto nemmeno lui, francamente. La crescita esponenziale delle forme della penitenza femminile era stato un fenomeno condiviso da tutto il mondo urbano nel quale era stata attiva la proposta pastorale delle religioni snove del XIII secolo. Tuttavia l'inserimento di un nuovo programma femminile nel progetto religioso mendicante, se da un lato aveva dato nuovo stimolo all'organizzazione di comunità regolari di donne, dall'altra non era riuscito a sollecitare un altrettanto definito adeguamento normativo. Del resto la stessa istituzionalizzazione delle nuove famiglie regolari Maschili conobbe per tutto il 200 una faticosa gestazione canonica che ridusse la possibilità di interventi mirati alla specifica realtà dei cosiddetti secondi ordini, per i quali, anche a fronte di forti sollecitazioni, non si delegò rispetto all'obbligo di attenersi alle religioni approvate. Io ricordo che nell'ordine francescano circolava la battuta che Francesco avrebbe detto eh, relativamente al fatto che era stato il demonio a eh, assicurare ai fratelli, ai frati delle, delle, delle moniales, cioè delle donne. Quindi era un problema quello delle delle donne è effettivamente rimasto a lungo un problema per gli ordini mendicanti, perché la cura delle, delle donne fu un problema per tutta la seconda metà del 200. I limiti della sperimentazione di nuove formule normative indotti dalla Lateranense IV e ribaditi nel Lionese II agirono dunque ancor più pesantemente che per quelle maschili, per le comunità femminili. Che rimasero prevalentemente ancorate ad una applicazione tradizionalista, riassunta per lo più nel riferimento obbligato allo statuto benedettino o agostiniano. Il monachesimo benedettino aveva già offerto in passato soluzioni a molti problemi connessi con il numero delle donne e alla funzionalità sociale del celibato. Fondazioni monastiche femminili furono dunque numerose in Europa come in Italia e anche in Toscana dove se ne incontrano di precoci e importanti coinvolte nel sistema di gestione con cui l'aristocrazia fondiaria vincolava intorno ad un monastero beni e diritti sui quali attraverso il controllo dell'amministrazione monastica intendeva esercitare un dominio. Monasteri come Rosano, è questo, che è tuttora una, anche una fattoria specializzata, o Castelvecchio di Poppi, di cui non possiedo un'immagine attuale, ma il ricordo di una sua santa badessa, per inciso lo studio delle comunità regolari femminili, può avvalersi in certi casi. Anche delle testimonianze agiografiche che sono molto importanti per cogliere eh, l'immagine che si volle trasmettere da parte di quelle comunità della propria idealità e funzione fondatrice. Noi possediamo molte vite di sante che furono anche monache, e sarebbe importante analizzarle sistematicamente. Questa è Berta. E in toscana si dice, eh, sull'orma delle chanson, ai tempi che Berta filava, quindi è l'antichità la, eh, delle fondazioni feudali. Dicevo, monasteri come Rosano o Castelvecchio di Poppi eh, sono esemplari di questa dinamica, sono entrambi legati ad una famiglia comitale importante che si chiama dei conti Guidi. Eh, che associava appunto ragioni religiose a problemi strategici, motivazioni di interesse patrimoniale, a liberazione di energie eccedenti. In questo modo grandi badesse come quella Berta di qui sopra, di famiglie aristocratiche e sante espressioni di questi ambienti, appunto come lei, avrebbero segnato la memoria e la leggenda di territori affidati alla loro gestione. C'è una serie di racconti, di fiabe raccolti nell'Ottocento, eh, che si chiamano le novelle del Casentino, e il Casentino è una parte eh, montana della Toscana, dove protagoniste sono quasi tutte badesse di questi monasteri feudali fondati dai conti guidi su cui la leggenda ha ricamato storie. Disseminate nelle aree rurali come nei centri urbani, nei quali spesso assicurarono la continuità di edifici di culto estremamente antichi, quelle che, mh, questa immagine che vedete, è un monastero che sorge subito dopo il Ponte Vecchio a Firenze e si chiama Santa Felicita. È un monastero molto antico, è una delle quattro chiese mh, cimiteriali che segnavano il confine della città cristiana ai termini del Cardo e del Decumano. Santa Felicita, San Lorenzo, San Paolo, San Pietro e sede appunto di, una, di un cimitero paleocristiano che fu rifondato in epoca gregoriana quando il, il vescovo di Firenze divenne papa col nome di Niccolò II e la riforma che chiamiamo gregoriana ebbe un suo punto importante a Firenze. Ecco, questa eh, continuità della memoria ecclesiale cittadina fu affidata a un convento femminile benedettino, che rimase uno dei più importanti della città, insieme a, a questo che non c'è proprio più, ne vedete la, la forma attuale in alto a destra, è eh, rimasta sotto forma di una porta. Di por cioè, sono un arco praticamente. E il monastero è scomparso. Questa immagine a, a, a sinistra, invece, eh, richiama la sua forma nell'Ottocento. Ecco, dicevo, queste, queste, queste istituzioni, questi monasteri ebbero un ruolo importante e le monache. Ebbero talora affidata anche la responsabilità della cura d'anime, e tra i loro dipendenti ci furono chierici incaricati di officiare nelle chiese eh, dei popoli soggetti alla giurisdizione del monastero. Quindi, sono spesso monasteri che ebbero cura d'anime attraverso l'utilizzazione di appositi chierici. Sarebbe infatti errato immaginare questa presenza monastica femminile come del tutto subordinata all'autorità maschile, salvo l'obbedienza dovuta al vescovo. Ad esempio, alcune comunità doppie, costituite cioè da un monastero femminile e uno maschile, poterono essere guidate da donne. Il monastero rimase spesso, al di là della sua natura istituzionale, un centro di potere in cui si esprimeva il prestigio e l'importanza delle famiglie da cui provenivano le monache. Le varie riforme vissute dal monachesimo benedettino avrebbero variamente vincolato all'obbedienza di un abate maschile le dipendenze femminili degli ordini e rispetto alla tradizione antica le religiose persero nel tempo un'autonomia che nei secoli alti del Medioevo era stata di contro assai rilevante. Lo sforzo di centralizzazione e di razionalizzazione compiuto dalla Chiesa riformatrice avrebbe dunque in qualche modo rafforzato i condizionamenti imposti al monachesimo femminile in un momento in cui, di contro, la dinamica sociale e culturale portava al riemergere di una forte domanda religiosa e di una partecipazione devozionale delle donne. Ne riprova la fortuna dell'eresia negli ambienti femminili, espressione di un coinvolgimento nel religioso che tra XII e XIII secolo chiedeva addirittura di amministrare la parola, cioè di adire alla predicazione. Il rinnovamento seguito all'undicesimo secolo la e la crescita demografica non risparmiarono dalle laceranti dinamiche di crescita le donne che proprio in quanto soggetti fragili in una società che le vedeva giuridicamente incapaci e economicamente vincolate furono stimolate dalla necessità a creare nuove... Eh, soluzioni esistenziali e religiose. Per richiamare la, la fortuna, di una, la crescita di una domanda femminile eh, religiosa, vi, ho fatto, eh, vi richiamo appunto la, eh, le prediche di San Bernardino, siamo molto più tardi, siamo nel 1400. Ecco però la, la fortuna eh, incontrata dalla predicazione popolare fu essenzialmente tra le donne e quindi il ruolo esercitato dai nuovi pastori delle coscienze, che spesso furono pastori di coscienze femminili, domenicani e francescani, va richiamata perché è proprio uno specifico della società cittadina. Inadatti a offrire sbocchi, ah, no, dunque, eh, riprendeva a partire da questo periodo, cioè tra XII e XIII secolo, una tendenza al remetismo femminile che era stata dimenticata per secoli. I, i padri della Chiesa avevano trasmesso modelli di comportamento religioso muliebre incentrato su certe figure di penitenti pensate a Maria Egiziaca insomma tutte le, le figure della eh, patristica che avevano richiamato eh, questo eroismo solitario delle, di donne eh, nel deserto quindi riprendevano tra undicesimo e dodicesimo secolo attitudini eremitiche sconsigliate per le donne, ma che ebbero comunque fortuna ugualmente tra le donne, ce lo attestano i modelli agiografici. Mentre venivano organizzandosi nuove risposte ad una crescente domanda religiosa, che non trovava più negli sbocchi tradizionalmente offerti dal monachesimo strutture sufficientemente agili per consentire una forma di vita religiosa che non fosse condizionata, così come esigevano i canoni, dal rapporto patrimoniale tra il numero delle monache e le rese fondiarie. Le doti che tradizionalmente si chiedevano come accesso allo Stato religioso avevano avuto infatti la funzione di assicurare rendite necessarie al sostentamento delle donne chiuse tra le mura del monastero e vincolate più o meno rigidamente ai divieti della clausura. Inadatti a offrire sbocchi ad una nuova marginalità femminile, i monasteri di donne collassarono, collassavano in una lenta ma inesorabile crisi delle rese fondiarie rispetto alla più agile economia del denaro, mentre si creavano nuove e talora improvvis improvvisate strutture religiose. I piccoli ospizi annessi come servizi xenodochiali ospedalieri ai vecchi monasteri benedettini finivano spesso con il riempirsi di donne senza sicura collocazione sociale, così come ponti o strade di grande comunicazione, resedi di edifici ecclesiastici, rovine di chiese, mura civiche, venivano riadattati e trasformati in cellette dove uno o più penitenti potevano decidere di trascorrere una vita eremitica ai margini di un sistema sociale organizzato da cui ricevevano sostentamento e elemosine. Uno dei ponti più importanti di Firenze eh, aveva su ciascuna pila, ciascuna base del, eh, del ponte, una piccola casa. Ecco, in queste piccole case potevano, eh, in, in due almeno ci troviamo in una 12 donne fitte. E in altre, insomma, anche queste strutture abitative di insicure hanno una diffusione, e questa dei punti è interessante. La Toscana, in particolare, con la sua tradizione di insediamenti minori e di strade importanti, si riempiva di queste penitenti che la devozione locale elevava al rango di taumaturghe e di sante facendone all'indomani della morte oggetto di culti con cui si esprimeva anche il desiderio di identità civile di piccole comunità o di autonomia politica. Vi, vi ricordo qui alcune di queste sante che sono state oggetto anche di studi, ma mh, passo oltre. Erano donne di diversa estrazione e fortuna sociale, eh, tutte caratterizzate da una sorta di impotenza economica che le portava ad adattare alle proprie necessità formule di vita religiosa del tutto estranee all'ordinato sistema regolare imposto dalla Chiesa. Ad esse, sia che vivessero la loro esperienza in solitudine sia in comunità, i vescovi dapprima, il papato poi, Avrebbe progressivamente offerto una collocazione regolare, indirizzando la disordinata fioritura religiosa realizzatasi a partire dal XII secolo verso soluzioni monastiche nuove rispetto a quelle del collaudato sistema canonico. Le nuove comunità che sorsero di preferenza ai margini del mondo urbano e che solo qualche volta furono recuperate dall'apertura femminile degli ordini mendicanti, realizzarono una sorta di rivoluzione nel mondo religioso urbano, aprendo i loro conventi a tutte le forme possibili dell'autosostentamento, dalla mendicità all'attività professionale. Uno dei più noti monasteri fiorentini si specializzò in ricami, Talmente preziosi ricami d'oro di parati liturgici che furono addirittura condannate dal Savonarola, dal un predicatore cinquecentesco eh, diciamo che non apprezzava il lusso e la vanità e quindi ebbero un'attività specializzata che le connotò molto presto. Epoca d'oro della fioritura religiosa femminile, il XIII secolo offrì spazi di recupero ad ogni genere di marginalità, compresa la prostituzione, nel quadro di un rinnovarsi complessivo del costume devozionale che spingeva le ricche borghesie urbane a investimenti religiosi in cui si compensavano i rischi morali dell'usura, ma anche a collocare a minor costo le proprie figlie in strutture religiose meno vincolate agli schemi canonici del rapporto tra risorse e doti. Dinamico e fluttuante, questo mondo di ag aggregazioni femminili fu orientato verso la regolarizzazione nel corso del XIV secolo, quando ormai anche le pressioni demografiche che lo avevano stimolato si avviavano al forzoso riequilibrio imposto dalla peste e dalla rarefazione della popolazione. Sia nei centri minori che in quelli più grandi, questa esplosione religiosa femminile del 2-300 avrebbe modificato profondamente lo stesso assetto urbanistico, come già si diceva, creando dinamiche proprie destinate a resistere nel tempo e a condizionare la forma stessa delle città. Elemento chiave per la comprensione di questo nuovo definirsi dello spazio sacro urbano è dato proprio dalla distribuzione delle comunità femminili nel reticolo degli enti ecclesiastici cittadini, fossero essi le parrocchie, coi loro diritti, o i vecchi monasteri dell'area urbana, qualche volta, come dicevamo, titolari essi stessi di giurisdizioni parrocchiali, o gli insediamenti conventuali che dal primo ventennio del 200 avevano creato una nuova rete di riferimenti religiosi alla popolazione cittadina. A Firenze dal 1218 anno di fondazione del convento Damianita di Monticelli, le Clarisse Fiorentine, fino ai primi decenni del Trecento, una quantità di piccole strutture regolari femminili aveva articolato con una disparata casistica di situazioni istituzionali e normative il panorama del vecchio monachesimo benedettino e benedettino riformato. Che era presente ab antiquo in città. Collocati per lo più nella periferia urbana del tempo, quella che sarebbe poi stata compresa nel circuito della cerchia muraria trecentesca, questi nuovi conventi e monasteri si distribuirono in prevalenza, come dicevo, lungo le direttrici stradali principali. Eh, vi ora taglio perché sto diventando noiosa. Eh, L'esempio di questa eh, espansione eh, urbana nel caso di Firenze eh, lo, ve lo avrei fatto e ve lo faccio brevemente con il caso di alcuni monasteri che si vengono costruendo in uno dei quartieri della città eh, che sono a cavallo tra eh, un po' sono dentro le mura e un po' sono fuori è il quartiere di San Lorenzo eh, dove per tutto il 200 e il 300 i canonici esercitano un fortissimo controllo sui diritti del capitolo e quindi pretendono che le comunità regolari femminili che si insediano nel territorio della parrocchia siano sottomesse agli obblighi che impone loro il capitolo. E quindi conosciamo una serie di eh, cause, litigi, atti violenti promossi dai canonici contro comunità femminili che non accettavano di sottomettersi alle norme, diciamo, del diritto eh, della parrocchia. Tra questi monasteri ce n'è veramente una serie rilevantissima, una quarantina sorgono in questo territorio urbano e vi avrei fatto l'esempio della, di uno dei più famosi per il contributo dato dall'iconografia a rendere famose le cose. È il monastero, il primo monastero vallombrosano di San Giovanni eh, Evangelista, fondato da una strana donna eh, che si chiama Umiltà o Rosanese al secolo da Faenza che esprime bene questa difficoltà a dare un volto istituzionale al movimento religioso femminile duecentesco, perché Rosanese è una donna sposata che convince il marito a lasciare insieme la vita laicale e a farsi entrambi eh, religiosi. Lui come monaco, lei come reclusa, cioè come chiusa in una piccola cella accanto al monastero del marito. Poi progressivamente dà vita a due o tre comunità, fino a che viene sopraffatta, diciamo, dalla, dalla situazione politica eh, di Faenza. E deve scappare, fugge a Firenze. E a Firenze ha una sua fortuna e la fortuna del suo monastero si fonda anche sulla sua fama di santa vita e sul possesso che le sue monache avranno del suo corpo. Un corpo miracoloso che farà appunto guarigioni e eh, miracoli. E che avrà un notevole appoggio da parte della popolazione. Queste piccole scene che vedete nel politico di Pietro Lorenzetti illustrano dei particolari della vita di Santa Miltà che sono tutti abbastanza curiosi e legati al tratteggio della sua vita agiografica, cioè della sua leggenda agiografica. E in questo caso eh, il, una delle tavolette illustra la stessa umiltà che secondo la sua, il suo agiografo eh, si recava personalmente a prendere pietre sull'argine di un fiume fiorentino per costruire questo edificio. Le, diciamo, i suoi sforzi si avrebbero avuto successo perché avrebbe dato vita a questo istituto, questi sono tutti piccoli miracoli che ci fanno vedere che il monastero però è stato costituito e che infine reso famoso dai miracoli che vi avvenivano avrebbe richiesto, la, diciamo, avrebbe attratto l'attenzione devozionale cittadina diventando un ente importante. Quindi grazie tante dell'attenzione, mi scuso per la lunghezza e vi ringrazio ancora dell'onore che mi avete fatto. Bien, eh, Señalar un par de cosas antes de supongo que podemos hacer alguna pregunta, estamos, creo que tenemos el tiempo. Eh, después vendrá una mesa de debate que tiene muchísima relación con la conferencia eh, de la profesora Benvenuti, aunque eh, desplaza la atención hacia otros eh, espacios, pero es exactamente el mismo tema y quizás podremos relacionar entonces en el debate ambas cuestiones. Sin embargo, yo sí que quería eh, señalar al menos dos, eh, dos reflexiones sobre las dos partes fundamentales de, de esta conferencia. La primera, que era eh, sobre todo metodológica, es que eh, realmente eh, el proyecto que está llevando adelante la profesora eh, Benvenuti eh, con ese eh, Atlas Digital eh, de los espacios de religiosidad en, en florencia eh, tiene muchos puntos en contacto realmente con lo que estamos intentando hacer aquí desde el proyecto eh, claustra es decir esa idea que nosotros ya eh, no tiene sentido que tenga puntos en contacto porque es una idea que a nosotros eh, se despertó en nosotras eh, precisamente a raíz de, esa, de la idea de la topografía espiritual que procede precisamente da profesora eh, Benvenuti. E para mí dicevo que, que, veramente, questo Atlante ha tanti punti en ah, comune ah, con quello que estamos facendo qua, que io espero que no futuro possamos lavorare eh, insieme. Eh, Pero, mh, en relación a la segunda parte da conferencia, e eh, quizás tamén para, para abrir un pouco posible turno de preguntas que después se puede ampliar en, en la mesa de debate. A mí, eh, sobre todo, me ha, me ha llamado la atención, me ha gustado, eh, me ha interesado esa reflexión sobre eh, la revolución espiritual que supone eh, unos, eh, una explosión de fórmulas, de proyectos, de planteamientos, de formas de vida femenina que acabará encajando, pero que al principio encuentra difícil lugar en las instituciones y en eh, la oferta eh, que el sistema eh, religioso, el sistema eh, político está ofreciendo, eh, está eh, ofertando a las, a las mujeres. Y en ese sentido, yo quería preguntarle, y ahora si acaso también lo traduzco al, al italiano, a la profesora Benvenuti, ella eh, se preguntaba un poco por eh, cuál es la novedad. Eh, de, las, eh, de las órdenes mendicantes eh, femeninas. Es decir, eh, la, la nueva espiritualidad eh, se entiende muy bien en ese proceso de urbanización, de la aparición de las órdenes mendicantes en la ciudad, abiertas puerta con puerta y, y, y abiertas a las calles y al... Y al, y al laicado se entiende eh, de una manera muy concreta en el mundo masculino, sobre todo relacionado con la predicación. Eh, ¿Cómo se entiende en el mundo femenino? ¿Cuál es la gran novedad en el mundo femenino cuando que eh, los monasterios mendicantes tienden hacia eh, la clausura y tenderán aún más en los últimos siglos medievales por la propia presión eh, de las instituciones? Y la pregunta es justamente si esa gran novedad no está en las raíces de muchos movimientos que acaban siendo eh, entrando en las primero a lo mejor terceras o segundas órdenes eh, mendicantes raíces que tienen que ver eh, con esa multiplicidad no pensada desde las instituciones. Esa multiplicidad de formas de vida propuestas por las mujeres en las ciudades. Ella hablaba incluso de la eh, marginalidad, de los hospitales, de la relación con los hospitales, de la relación con esos. No sé si eh, me entiendes, si eh, puedo traducir la pregunta. Yo que una pregunta, si era un, una reflexión sobre la, la, la segunda parte de tu conferencia, sobre esta revolución femenina. che eh, si vede nella molteplicità di, di, di forme che eh, non trovano del tutto il suo posto nel, nell'offerta istituzionale eh, mi pare che tu ti chiedevi qual è la novità sì, di fai. questi ordini vendicanti mi, mi piacerebbe che mi parlassi un po' di questo eh, questo è il problema eh, la novità eh, è data da dalla fase in cui emerge questa domanda, non dalla risposta che viene data. Eh, la risposta che viene data è una risposta mh, istituzionale antica, cioè si risponde con la regola di Benedetto, si risponde con la regola agostiniana. E la, la novità di Chiara d'Assisi è la, il privilegio un po' operatis. Per il resto Chiara è una benedettina, eh, non è più un portatrice di quell'inquietudine che anche umiltà esprime girando di monastero in monastero senza trovare la formula soddisfacente. Eh, nel momento in cui a questo movimento arriva un abito, una regola, quel movimento torna a essere quello che si voleva, mm -hmm. si è rimesso sulla, su un binario e allora altri mh, gruppi di donne fanno altre scelte non sempre approvate e comunque normate dai vescovi, i quali introducono un ulteriore elemento di complicazione. Perché danno a tutti la regola, o quasi tutte, o la regola agostini o la regola benedicti, cioè nelle, o le, le forme canonicali. Quindi diciamo, è tutto un tentativo di inquadrare nell'esistente una straordinaria vivacità, che alla fine sarà effettivamente inquadrata. En, en segundo orden. Un rato, un Bye, sí, eh, sí eh, supongo que lo habéis entendido, pero por si alguien no. Eh, plantea justamente que la novedad está en las propuestas, pero que la respuesta eh, será la tradicional. Es decir, eh, la respuesta viene desde la tradición benedictina, desde la tradición de la regla agustina. Y que eh, una y otra vez aparecerán nuevas propuestas eh, que no acaban de encajar en esa. En esa respuesta que intenta encuadrar esas propuestas en un marco tradicional, y acabo diciendo, y que finalmente, al final de la edad media, en buena medida las encuadra. No sé si o... <laughs> eh, alguien quiere poner alguna pregunta. Insisto que podemos hacer preguntas ahora, es un poco más tarde de, de lo que habíamos pensado, pero también podemos eh, relacionar. Desplazar le domande al dibattito della seconda parte della de tarde, come queres. Non è eccezionale il ruolo eh, di magistero che una badessa ha nel suo istituto. Eh, può essere eccezionale la preparazione culturale di una badessa, può non averla. Noi non siamo sempre informate su questo, uh, quindi abbiamo disparità di informazioni, ma certamente c'è un ruolo educativo e informativo che le badesse hanno, una responsabilità magistrale, predicano anche, anche umiltà predica, e la, dipende poi da quello che è il, il livello di preparazione culturale di, un, di una specifica religiosa. Non sono molte comunque le testimonianze che ci illustrino questo livello, io credo che ci fosse però. Sulla domanda dell'autorizzazione diciamo, dell alla, alla predicazione su questo, soltanto dentro le mura del, convento, del monastero, non fuori, e questo rimane una... Comunque, ci sono alcune badesse che hanno dei, delle funzioni anche giuridiche particolarmente importanti, eh? non rinunciano ai loro poteri, quindi non sono figure deboli sempre. Le voci delle donne a volte sono voci potenti, eh, dipende dalla documentazione che ce le trasmette. Sì, sí, le ha contestato che non è eccezionale no il magisterio delle abadesas, può essere eccezionale la cultura di un'abadesa. Porque ha citado a garda pero que eh, la, el rol de las abadesas en el magisterio fue y sigue siendo seguirá siendo importante, y que eh, son, no son figuras débiles, que muchas veces son figuras de una gran, de, de, con voces de una gran potencia, que también muchas veces depende de la documentación, que lo podamos conocer o no. Sí, son monasterios benedettinos que han, pero, eh, siccome propio por la antiquidad, e quindi per il radicamento che hanno nella struttura della, della Florentina ecclesia, hanno responsabilità di una o più parrocchie. E quindi le badesse hanno il potere di scegliere eh, il, i religiosi che, sono, che amministrano poi la... Eh, loro, la, la, la cura d'anime in realtà è, è, è interposta, cioè il, il chierico la esercita a nome della badessa, ma loro non dicono messa, chiaramente non hanno, eh, non hanno funzione sacerdotale, però eh, scelgono il parroco. E questo diritto di cura d'anime il, mona il monastero femminile può esercitarlo, che è una condizione importante, insomma. Sì, in questo caso sono le monache eh, di, di Santa Felicita oppure di San Pier Maggiore che fanno cause ad altre monache che si mh, incardinano nel loro tessuto parrocchiale, cioè è il diritto della parrocchia che può creare problemi anche tra comunità femminili, in questo caso le, le, le abbadesse di Santa Felicita o di San Pier Maggiore. nei confronti di altre monasteri nel loro territorio. Y bueno, le contestaba che eh no, no hacen funciones sacerdotales, pero sí escogen los sacerdotes e dependen de abadesas eh los sacerdotes que van a tener eh a sú cargo la cura de ánima.